da Fulvio Marino. Vedo del prosciutto. Oggi che cosa facciamo? Intanto facciamo gli auguri a Ornella Muti. Oggi è il suo compleanno. Lo ricordiamo appunto la bellezza di questa meravigliosa donna. E oggi facciamo una colazione, diciamo, salata. Brava. Potrebbe oggi essere, ti no? faccio i cornetti salati, che sono quelli che si possono fare a casa con una lavorazione molto semplice per riuscire ad avere una colazione salata, in questo caso, perché non metteremo zucchero in questi cornetti, proprio per avere un prodotto facile da fare, quindi senza tutte quelle varie sfogliature che si fanno solitamente con i croissant e che possiamo anche sfornarci caldi al mattino. Abbiamo utilizzato e stiamo utilizzando 500 grammi di farina tipo 0 che abbia almeno 14 grammi di proteine, 8 grammi di lievito fresco di birra, l'acqua sono 250 grammi, ma è importantissimo usarla gelida, quindi freddissima, proprio da frigo, anzi possiamo anche lasciarla una decina di minuti in freezer. La vado a mettere piano piano, vado con il sale che sono 10 grammi e finisco con l'acqua e quando il nostro sale e il nostro impasto inizia a formarsi, immancabile, mettiamo 40 grammi di burro che facciamo assorbire piano piano. Questo impasto, quando sarà bello liscio e anche bello rigido come consistenza, deve riposare 2 ore a temperatura ambiente e poi dopo ti faccio vedere perché partiamo con tutto il resto della lavorazione, che bene. È quella bella. E eccoci. Allora andiamo con questi cornetti salati. Cornetti salati meravigliosi, sia per colazione che per pranzo. Brava. Per quello che volete. Che non sono né un croissant e né un cornetto all'italiana. No, la differenza no. Sai qual è? Il croissant è fondamentalmente una pasta al burro sfogliata con il burro senza uova, mentre invece il cornetto all'italiana è appunto cornetto perché prende la forma con le punte leggermente stondate e poi naturalmente la presenza delle uova all'interno dell'impasto. Oggi facciamo un cornetto salato senza la presenza dello zucchero all'interno, casalingo, quindi non dobbiamo fare tutte quelle sfogliature che giustamente bisogna fare per tutta la croissanterie, no? Quindi cerchiamo di semplificare un po' il nostro procedimento per avere una colazione che sa di pane e che si può anche sfornare al mattino, e dopo ti spiego come. Abbiamo fatto il nostro impasto con 500 grammi di farina tipo 0, 8 grammi di lievito fresco di birra, 250 grammi d'acqua fredda, mi raccomando, e 10 grammi di sale e 40 grammi di burro. Abbiamo impastato e l'abbiamo fatto riposare per un paio d'ore a temperatura ambiente. Io mi sono già, vedi, quando ho finito l'impasto, siccome è un impasto abbastanza solido, mi sono già preparato quasi un panetto rettangolare, no? In modo da riuscire a stenderlo nella maniera migliore poi quando andiamo a stenderlo, come in questo caso. Se per caso a casa ci venisse eccessivamente appiccicoso l'impasto, potrebbe succedere, magari perché non utilizziamo una farina che abbia abbastanza forza, quindi magari abbiamo usato una farina più debole, oppure abbiamo surriscaldato troppo l'impasto, possiamo far riposare il nostro panetto di pasta in frigorifero per una mezz'oretta, in modo che riuscirà ad essere più lavorabile. Allora, a questo punto io lo stendo con il mattarello, mi metto sempre un goccio di farina sotto in modo che non si attacchi, e prendo burro e strutto. Vado a sfogliare con questi due grassi in modo da dare croccantezza e anche un po' di friabilità. I due grassi che lavorano in maniera diversa, no? Quindi vado con il burro e sopra vado con lo strutto. Perché che differenza c'è mettendoli tutte e due? Gli dà più... Due consistenze diverse. Lo strutto dà più croccantezza all'impasto, mentre invece il burro rende più friabile l'impasto. Okay. Poi naturalmente dipende anche tantissimo dalla lavorazione, quindi da quante pieghe si fanno e da anche dalla cottura, no? Certo. Però fondamentalmente gli impasti con lo strutto tendono a diventare più croccanti. Allora vado a piegare il nostro impasto in questo modo e faccio una piega che viene detta a 3, quindi semplicissima. Vado a 2/3 dell'impasto, lo vado a chiudere così e lo vado a mettere a riposare per 1 ora a temperatura ambiente. Naturalmente in 1 ora riusciamo poi a farlo rilassare bene, lui gonfia leggermente e riusciamo a farlo rilassare per riuscire poi a stenderlo. A questo punto andiamo proprio con la formatura dei nostri cornetti. Quindi, e qua ti voglio. Mattarello, yes. Mattarello, andiamo a stenderlo bene, prima con le mani, e cerchiamo di stenderlo in maniera più omogenea possibile. Quindi andiamo dello spessore di circa 0,5 centimetro, no? E ci creiamo un rettangolo con, eccolo qua, con, naturalmente se abbiamo un po' di parti che non sono eccessivamente giuste possiamo poi ritagliarlo con un coltello.
coltello ben affilato e io vado a fare proprio i nostri triangoli. Eccolo qua. Eh sì, perché dai triangoli riusciamo a ricavare il cornetto. Esatto, no? Poi naturalmente la pasta graggianza in più possiamo poi aggiustarci e continuiamo a farlo, certo. Ma questo adesso la lasciamo da parte. A questo punto che cosa facciamo? Semplicissimo, ci andiamo a allargare le due punte. È un triangolo. Fermiamo un po' qua, quindi lo andiamo a tirare e andiamo a, guarda, a girarlo, semplicissimo, quindi in una maniera, eccolo qua. Bellissimi, grandini, no, è bello. Sì, sì, andiamo a chiuderci, con l'altra mano teniamo leggermente. Applausi a scena aperta. Vabbè, applausi a scena aperta. Lo chiudiamo, però questa è una cosa che possiamo proprio fare a casa tutti, in maniera molto semplice, no? Io sto cercando di semplificare tutti i passaggi per renderli poi fruibili dalle persone a casa, mentre invece senza sfogliatrice... Ma è come anche il nostro pane, no? Noi esatto. Diciamo sempre, è un pane che voi dovete rifare a casa, non è il pane, cioè se volete il pane del panificatore andate esatto, in panificio, ma assolutamente, come giusto che sia, invece... Ma fare il pane a casa, fare un po' di cornetti a casa, ci serve anche per capire la fatica e la lavorazione che fanno i nostri panettieri. Perché in questo modo apprezziamo di più il pane. Pensa agli orari che fanno. Bravissima. Anche, gli orari, lavorano di notte. Siamo disposti a pagarli il giusto e soprattutto ci rendiamo conto del lavoro che c'è e anche della preparazione. Andiamo a farli lievitare per circa un'ora e mezza a temperatura ambiente, sempre. Le temperature guarda ambiente come in questo caso... Esatto. Raddoppiano. Non devono essere altissime, quindi non dobbiamo... Temperatura ambiente 20 gradi in casa, quindi una lievitazione bella lenta. Andiamo in forno a 220 gradi per 15 minuti. Lori, se li volessimo, è importantissimo, se li volessimo sfornare caldi al mattino anziché andare in forno andiamo in frigorifero. Atto. E li metti dentro il forno. E li metti in forno, li evitano piano piano. Guarda che bello. Guarda che meraviglia. Senti, sono caldi, 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 Poi un ripieno cornetti caso, caldi, così. Cornetti ma poi, caldi. Ma poi via. Adesso, via, vai dalla bionda. Anche se sono caldi. Io sono dalla bionda. In effetti, guarda, cornetti caldi per tutti. Prendiamo un po' di prosciutto caldi. Crudo. Bravo! Andiamo a piegarglielo dentro. Guarda che bello. Bravo! È un pezzettino, dai. Lo mangiamo un pezzettino? Sì, dai, tanto che non chiama lo scoiattolo. Ragazzi, non chiama lo scoiattolo. Ma non lo so, vediamo. Come ci fai, Alfio? Alfio mangia, vai, Lori, che si può. Come sono? Me lo tieni, certo. Oh, mamma. Oh, mamma.